Buongiorno, terza giornata dal Lido di Venezia, mostra del cinema, alle mie spalle il Cubo Rosso, la sala Giardino, una delle sale dove vengono proiettati i film. Vediamo il programma della giornata. Innanzitutto, interessante fuori concorso, il documentario dedicato a Greta Thunberg di Nathan Grossman. Oggi è la giornata del film Padre Nostro di Claudio Noce, che ricorda l'attentato subito dal padre Alfonso Noce. Alfonso Noce, vicequestore di Roma, che nel 1976 subì un attentato con la sua scorta da parte del nucleo armati e proletari. In quell'attentato lui rimase ferito, mentre l'autista, un poliziotto, venne ucciso anche uno dei terroristi. I terroristi che poi furono catturati e condannati all'ergastolo. Alfonso Noce in questo film è interpretato da Pier Francesco Favino, e questo è uno dei film italiani tra i favoriti alla vigilia per questa 77esima edizione del festival. Ma oggi praticamente in concorso c'è anche The Disciple, concorso per il Leone d'Oro, una storia di formazione ambientata nel mondo della musica classica locale indiana. Il regista è Chaitanya Tamane, che è stato consacrato a Venezia nel 2014 con Il Leone del Futuro, con la sua opera prima Kurt. Tra gli altri film in programma anche Gaza Mon Amour di Tarzan e Arab Nasser, una commedia sociale che è la storia del ritrovamento casuale da parte di un pescatore di un'antica statua su cui mette gli occhi a Mas. Gli fa eco The Duke di Roger Mitchell, già autore del cult Notting Hill. Helen Mirren è alle prese con la storia vera del furto di un ritratto di Goya da parte di un artista di taxi della Swinging London degli anni 60. È un'avventura, The Furnace, primo lungometraggio di Roderick MacKay, una sorta di western ambientato nell'outback australiano del 1897, tra camelieri afghani, indiani e persiani importati dai britannici. Insomma, vi ho un po' illustrato il programma della giornata, molto attesa per Pierfrancesco Favino. Per quanto riguarda invece il gossip, se così si può definire, sembra che sul red carpet per la proiezione di Padre Nostro lo possa arrivare Matteo Salvini con la fidanzata. Per quanto concerne invece il red carpet di ieri, ha fatto scalpore la presenza di Giorgina Ronaldo, la fidanzata di Ronaldo, che ha partecipato al tappeto rosso per The Human Voice di Pedro Almodóvar. E come ogni giorno adesso vi lascio e vado a vedere Padre Nostro. A dopo!